tutti, sono Alessandro per il blog Nexus Lab. Oggi vi presento un video in cui vi mostrerò alcuni live wallpaper, ovvero sfondi animati per Android. Allora, tutti questi sfondi che andremo a provare oggi sono prodotti da Xlusion, che presenta degli ottimi live wallpaper che hanno la caratteristica di essere sia fluidissimi sia di essere interagibili, ovvero non sono solo animati, ma si può interagire con loro attraverso il touch. Andiamo a scoprirli per ordine, non ve li andrò a far vedere tutti perché sono veramente tanti. Allora, il primo che vi faccio vedere è uno di una serie di tre. Allora, il primo si chiama Digital Beam. Come potete vedere, riprende un po' lo stile di Matrix, però come potete vedere il telefono è sempre fluidissimo. L'interazione che si può avere con questo sfondo è col passaggio del dito, è di avere un'espansione di queste particelle verdi. Tutti questi sfondi che vi andrò a mostrare sono gratuiti, però hanno anche una controparte a pagamento che presenta poche opzioni aggiuntive. Abbiamo Digital Skull, ok, molto simile a quello precedente, solo che in questo caso abbiamo rappresentata un teschio. Come potete vedere, anche questo, pur essendo forse un po' più complesso, presenta un'ottima fluidità. Adesso noi non abbiamo il Lancer originale, ma anche in landscape la fluidità rimane invariata. Ripassiamo alla visualizzazione normale, andiamo a scoprirne un altro, l'ultimo di questa serie, anzi il penultimo perché mi dimenticavo di un altro che c'è dopo. C'è questo qua che è anche molto carino, che presenta questa faccina. Vi zoomo per farvelo vedere meglio, questa faccina sorridente in cui anche qua si vedrà l'espansione di queste particelle con queste lettere. Molto bello veramente. Andiamo a scoprirne un altro. Questi, vi ricordo, sono tutti prodotti da Xlusion. Non ve ne faccio vedere altri in questo momento perché mi focalizzerò soltanto su questi tipi di sfondi. Anche in questo caso abbiamo uno sfondo animato che rappresenta una pioggia di fuoco. Tutti questi sfondi hanno questa griglia delle opzioni in cui è possibile vedere alcuni partner, le pubblicità, l'alta qualità dello sfondo. Noi l'abbiamo sempre tenuta al massimo, è sempre stata ottima. E in più qua abbiamo i raccomandati, ovvero altri sfondi prodotti da Xlusion, pescati a caso sul Google Play. Noi ce ne sono veramente tanti. Andiamo a impostare anche questo. In questo caso, questo forse è uno degli sfondi un po' più statici e meno riusciti. Come potete vedere, non si può interagire in questo caso. Qualsiasi interazione è inutile. Ok, scusate, andiamo a pescarne un altro e siamo già a 4, questo è il quinto, Holoring, un altro sfondo molto particolare, anche questo non si può interagire e presenta questi anelli concentrici che rappresentano quasi un occhio di un robot, non lo so, per farvi un esempio. Purtroppo non si può cambiare a piacimento il colore di questi sfondi. Andiamo a vedere Nexus Rain, forse, anzi, il mio preferito. Nexus Rain rappresenta proprio quello che dovrebbe essere uno sfondo per Nexus, ovvero con le quattro tipiche asticelle del simbolo Nexus rappresentati come pioggia obliqua e stoppabili tramite la pressione del dito. Molto, ma molto bello. Vi aumento la
luminosità per farvelo apprezzare meglio. Potete vedere, in questo caso sto fermando le asticelle. Questo è veramente bellissimo, sto sfondo. Poi su un Super AMOLED come il Galaxy Nexus o altri display che ottimizzano in maniera ottimale i neri, lo sfondo fa il suo effetto. Andiamo a scoprirne un altro, vi ricordo Xlusion. Questo è un po' più classico, ovvero abbiamo un vero e proprio paesaggio, anche in questo caso non interagibile, però anche questo veramente è evocativo, con queste stelle cadenti che ogni tanto compaiono sullo sfondo e queste nuvole che balzano davanti alla luna. Ok, abbiamo Spectrum ICS, anche questo si ispira ad Ice Cream Sandwich, infatti le colorazioni sono quelle. In più potremmo interagire con queste particelle di luce allontanandole al tocco, anche questo molto evocativo, molto bello. Tra questo e la pioggia Nexus, veramente c'è da sbizzarrirci. Naturalmente Xlusion, come vi dicevo, non si è risparmiata. Andiamo a aprirne uno che abbiamo già aperto in precedenza, Digital Smile. Andiamo in impostazioni e qua potremmo, in questo caso possiamo anche cambiare il colore. Comunque qua potremmo trovare altri sfondi. Purtroppo qua non ci fa vedere i raccomandati. Andiamo in Digital Skull. Ok, qua ce li mostra. Come potete vedere, adesso noi andiamo su Galaxy Lite Live Wallpaper, lo scarichiamo e ve lo mostro in diretta. Forse questa azienda, questa casa di sviluppo è quella che concentra più live wallpaper di qualità gratuiti tutti insieme, soprattutto fluidi, non pesanti, pesano in media meno di 2 mega, mentre alcuni live wallpaper mi è capitato anche di vederli oltre i 5 mega, quindi potete capire che il salto è netto. Andiamo a sfondi animati, Galaxy Light, imposta sfondo. Come potete vedere, questo è veramente molto bello. Questo purtroppo non si può interagire, ma già lo stacco visivo, vi posso assicurare, magari voi tramite la telecamera non potete apprezzarlo, ma è veramente eccezionale. Spero vi sia piaciuto questo video, vi saluto e al prossimo video messaggio.